È stato realizzato sulla facciata dell'Istituto Comprensivo Statale 73° Michelangelo Ilioneo a Bagnoli il murale di Davide Arpaia, vincitore della prima edizione del Costantino Cutolo Street Art Festival, un format per giovani dedicato alla creatività urbana che il tavolo interassessorile per la creatività urbana del Comune ha promosso con la Fondazione Costantino Cutolo. La Fondazione Costantino Cutolo ha soltanto come obiettivo quello di verificare la possibilità di aiutare lo sviluppo dei bambini a qualsiasi livello. Noi all'interno del Napoli Pizza Village, poiché Costantino Cutolo era un avvocato imprenditore del pomodoro, all'interno del Napoli Pizza Village avevamo individuato la possibilità di fare un festival dedicato agli artisti di strada. L'opera è stata inaugurata questa mattina alla presenza degli assessori all'istruzione e alla creatività urbana Anna Maria Palmieri e Luigi Felaco e del presidente della municipalità Diego Civitillo. È significativo che nell'ambito delle opere di street art e delle opere che rendono più belli i luoghi della città siano coinvolte le scuole, perché le scuole sono un centro di vita dell'intera comunità. Alle scuole afferiscono i bambini ma anche i loro nonni, quindi è bellissimo che per parlare di bellezza, per restituire all'arte, anche all'arte di strada che noi stiamo valorizzando come amministrazione, la città, si parta dalle scuole. Quindi poi questa in particolare, questa scuola è una scuola che già ha avuto e si è arricchita di bellezza anche nell'altro plesso, quello diciamo che si colloca all'inizio di Bagnoli. Quindi stiamo semplicemente completando un lavoro. Fortemente voluto anche dal sindaco De Magistris e dal tavolo della creatività urbana in collaborazione con la Fondazione Cutolo, che è impegnata non solo nella valorizzazione quindi della creatività urbana con un contest fatto lo scorso anno, ma anche in tante opere e operazioni anche per il diritto allo studio e all'istruzione e all'alimentazione consapevole. Siamo contenti di questa operazione che coinvolge il diritto allo studio, studenti, quindi ragazzi delle nostre scuole, li avvicina all'arte, li avvicina alla creatività urbana e al rispetto dell'arte e della creatività urbana in tutta la città di Napoli.